Io a questo punto non posso non tenere conto diciamo, della tua attività degli ultimi 3 anni, 4 anni, perché è uscita fuori, diciamo, sulla stampa nazionale, alcuni l'hanno ripresa, altri, però il fatto che tu abbia scelto di fare l'infiltrato in rete, perché di questo si è trattato, è un qualcosa che uno si attende che lo facesse, diciamo, lo facessero le istituzioni prima che un giornalista come te. Però il fatto di averlo fatto, probabilmente ci sono stati anche dei rischi. Io vorrei che tu intanto ci raccontassi brevemente perché hai fatto questa scelta di fare l'infiltrato in rete. Cosa c'è in rete, cioè cosa realmente poi uno cosa si trova in rete, e terzo, i rischi anche che hai corso, che potresti correre per il fatto di aver fatto questa scelta di operare con da infiltrato in rete. Oggi con te e con un ospite vogliamo parlare anche degli infiltrati, quanto è importante anche cercare di infiltrare e di avere informazioni all'interno delle cellule terroristiche. Sì, oggi con noi c'è in collegamento Skype Gian Morici, è una persona speciale, io lo reputo un eroe, perché in questo momento parliamo anche di eroismo, di salvataggio dei nostri concittadini. Allora, la storia da infiltrato nel mondo virtuale dello Stato Islamico, in modo particolare mi riferisco ai gruppi segreti di Facebook, perché va fatto un distinguo tra quello che sono i profili pubblici, i gruppi chiusi dove conosci i membri, e i gruppi segreti ai quali non hai accesso neanche se conosci il link direttamente, perché se non sei stato cooptato sei fuori. Allora, quello che si muove in rete, è importantissimo, perché oggi il terrorismo non è il terrorismo di una volta che non aveva i mezzi della comunicazione. Oggi il terrorismo si muove quasi esclusivamente a rete, dal progetto di radicalizzazione all'input a compiere l'attentato alla rivendicazione. La rivendicazione che avviene ovviamente dopo aver giurato fedeltà, avere mandato alle agenzie ufficiali dello Stato Islamico, in questo caso a Mac, il video affinché poi possa rivendicarlo. Io mi sono trovato in questa situazione, diciamo un po' per caso, svolgendo la mia attività di giornalista, quando durante il periodo della guerra in Libia, durante le famose primavere arabe, ebbi contatti con uno jihadista che era un uomo di Al-Qaeda. Mi sostituì, ma questo è complicato da spiegare. Mi sostituì a lui quando lui venne ucciso in Siria, per cui operai dall'interno. Lo Stato non poteva svolgere la stessa funzione che svolgevo io, in quanto non c'erano gli strumenti legislativi. La figura dell'infiltrato non era prevista fino al 2015, fino a quando non nasce la legge antiterrorismo. La figura dell'infiltrato in Italia non esiste. I rischi, oltre a quello di essere ucciso, ci fu anche un input a individuarmi perché avevano trovato un mio profilo, sì, avevano capito che c'era un profilo falso, poi fare 2 più 2 non è stato difficile, quando nel corso degli anni chi si trovava in contatto con me subì tutte le conseguenze del caso, venne anche a loro facile capire quale fosse il profilo talpa. Quindi, a parte questi rischi, c'era anche il discorso che operando in Francia ti esponevi a quello che erano le conseguenze delle leggi francesi. Vallo a spiegare qual era la tua figura lì in quel momento, sarebbe stato difficile. Da questo punto di vista è chiaro, nel senso che poi ti esponi anche alla legislazione, diciamo, dei nostri paesi occidentali, che o non era adeguata o comunque era estremamente, diciamo, difficile da applicare in alcuni casi. Probabilmente erano omissioni volute, però questo entriamo poi in un campo molto più ampio. Però, siccome ho l'occasione di averti qua, dopo tutta questa tua esperienza all'estero, noi qua ai confini dell'impero, diciamo, abbiamo difficoltà probabilmente a comprendere alcune situazioni che nel mondo e nel Mediterraneo stanno accadendo. Intanto, lo Stato islamico è realmente in caduta libera, come si vuol far credere da un punto di vista militare, nel senso che le sconfitte sono evidenti, diciamo, sono fisicamente, diciamo, visibili, ma questo significa che lo Stato islamico è sconfitto?
seconda domanda che ti voglio fare. La primavera araba, che può essere stato, diciamo, al momento della sua esplosione, una grande novità per questi paesi e per le popolazioni di questi paesi, alla fine rischia di essere un risultato assolutamente opposto a quello che si attendeva dalla stessa primavera. E allora, nel Mediterraneo, cosa ci si aspetta? Cioè, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Allora, lo Stato islamico sta perdendo il controllo dei territori. Questo è certo, da un punto di vista militare non gestisce più il territorio come lo gestiva qualche tempo fa. Questo non significa che per noi il rischio sia diminuito, anzi, l'esatto opposto. L'ultimo input di Adnani, questo insomma chi segue un pochettino la vicenda legata al terrorismo lo sa, l'ultimo input di Adnani non era quello ai supporter a raggiungere le terre del califfato per combattere, ma era esattamente quello opposto: raggiungete l'Europa e colpite laddove vi trovate. È ovvio che la perdita di controllo del territorio li porterà a compiere maggiori, cioè un numero maggiore di attentati in Occidente. Quindi il rischio sicuramente da ora in poi sarà ancora più alto. La seconda domanda sulla primavera araba. È quella sulla primavera araba. Allora, la primavera araba nasce per tutta una serie di interessi da parte di altre nazioni, non sicuramente quelle coinvolte direttamente nelle primavere arabe, e ha fatto leva sul malessere che comunque c'era nella popolazione, però una popolazione se non è fomentata, se non è armata, difficilmente riesce a ribellarsi. Quindi la ribellione è stata creata per rompere degli equilibri di natura economica da altre superpotenze, è una sorta anche di inganno per queste popolazioni che si aspettavano, questa gente che si aspettava un momento di democrazia, un momento di libertà, e che oggi invece, vuoi perché viene controllata e gestita da fondamentalisti islamici come accade in alcuni paesi, vuoi perché comunque si ritroverà sotto il giogo di altre potenze internazionali che metteranno il loro omino, il loro burattino messo lì a ricevere gli ordini e continuare esattamente quello che c'era prima con i dittatori. Quindi non so se sia stato per la popolazione un risultato. Quello che è certo è una cosa, che anche da un punto di vista di strategie internazionali, parlo a livello proprio geopolitico, è stato un errore, non tanto il discorso delle primavere arabe, ma il non avere saputo poi gestire il seguito. Cioè, caduto Gheddafi, adesso abbiamo lasciato la Libia in mano ai jihadisti, in mano a altri interessi. Allora lì evidentemente anche le intelligenze occidentali hanno fallito, la politica internazionale non ha saputo gestire il dopo Gheddafi.